Qui c'è il professor Verra che meglio di me potrà parlarvi rapidamente dell'opera del professor Gadamer e poi sentiremo naturalmente lui. Grazie. Ma io ho intenzione di essere ultra rapido perché, come ha già detto il professor Pugliese Caratelli, questo è un gradito ritorno. Esattamente 2 anni fa abbiamo avuto l'onore di sentire il professor Gadamer e per altro verso mi pare che parlare della sua opera sia forse inutile ormai, dato che proprio a Napoli, dove è stato tradotto il primo suo lavoro, ancora di recente sono uscite altre cose e, come dicevo, anche a Roma alcuni giorni or sono, l'Italia mantiene l'assoluto primato delle traduzioni delle sue opere. Adesso è uscita anche l'autobiografia filosofica, la Quiriniana, è uscito il volume su critica dell'ideologia ermeneutica. Però c'è un'opera che io vorrei ricordare con particolare simpatia ed è il saggio su Hegel e l'ermeneutica che il professor Gadamer ha tenuto l'anno scorso a giugno, quando gli è stato conferito il premio Hegel della città di Stoccarda. E allora, oltre a, insieme ai rallegramenti per il compleanno, io desidererei esprimere da parte di tutti i più vivi rallegramenti per questo premio Hegel, appunto perché poi è un autore a cui noi qui siamo particolarmente affezionati. Altro non direi molto, perché mi pare che la centralità dell'opera di Platone per il professor Gadamer nell'intera storia della filosofia, io mi sono permesso di ricordare quella frase della sua autopresentazione dove dice che se si legge Platone non in modo scolastico ma in modo in qualche modo partecipativo, allora l'intera storia della filosofia diventa una sorta di commento a Platone. Per quanto riguarda la conferenza di questa sera, io credo che dobbiamo ascoltarla con particolare attenzione perché segna un ulteriore sviluppo all'interno dello stesso studio di Platone della interpretazione della dialettica vista in un'angolatura particolarmente importante, che è quella del rapporto con la matematica e quindi del sviluppo del rapporto tra idea e numero, che viene più direttamente o comunque in modo nuovo connesso al problema della dialettica. Ma appunto io penso che non sia necessario dire altro, salvo che ancora ringraziarlo di essere tra noi. Ho bisogno di scusarmi perché questa conferenza è poco specialistica e non credo che è molto facile a seguire in ogni punto della mia argomentazione, ma era una occasione a rappresentarmi dal centro dei miei studi di più di 50 anni. Anche Platone aveva un rapporto particolarmente stretto con gli immensi progressi raggiunti delle scienze matematiche greche nel suo tempo è noto, ed è stato più volte messo in luce da molti studiosi. In confronto è questione di meno rilievo quella se si deve ammettere che Platone abbia avuto influenza sulla matematica, come spesso si è detto, oppure se la cosa sia dubbia, come pensano studiosi recenti. È fuori di discussione che l'esistenza della scienza matematica aveva una particolare importanza per il pensiero platonico. Importanza che torna sempre da capo a manifestarsi nei suoi dialoghi. Questo problema è stato studiato abbastanza spesso e si può registrare come risultato acquisito che Platone, non a caso, viene associato da Aristotele ai pitagorici. Che la scuola di Platone fosse caratterizzata dal fatto che sul suo ingresso era scritto «Medaes argometritos aesito»,
Significa che Platone con ciò non aveva stabilito solo un'esigenza interna per la sua scuola, ma formulato un principio che frattanto è divenuto ovvio per ogni metodo di formazione scientifica, che la matematica sia la scuola più alta del pensiero e, come pura scienza razionale, deve essere distinta da ogni conoscenza della realtà, per quanto possa essere importante la sua applicazione alla conoscenza del reale. È un'eredità platonica comune a noi tutti, eredità che, indipendentemente da tutte le controversie filosofiche che vi si possono ricollegare, si è impressa perfino nel linguaggio, come si vede quando all'oggetto della matematica attribuiamo un essere ideale o eidetico o intelligibile. Non va però dimenticato che, se siamo in grado di dire che cosa è la matematica, ne siamo innanzitutto debitori al pensiero platonico. Per essere un matematico non c'è bisogno di saperlo, e per saperlo non c'è bisogno di essere un matematico. Proprio per questo, i dialoghi platonici ci consentono di acquisire una certa conoscenza della matematica greca, ma con questo tipo di lettura li leggiamo, per così dire, contropelo. Per quanto importante sia l'elaborazione della geometria euclidea, per quanto sia stata influente anche la scoperta pitagorica per l'esposizione geometrica dei rapporti aritmetici, per quanto anche Platone sia stato affascinato specialmente della scoperta dei l'essenza dell'universale, e con ciò stesso il significato del logos per la conoscenza. O forse si dovrebbe dire meglio, nel quadro di questo problema gli si fece incontra l'enigma insolubile che intreccia l'universale e l'individuale, l'unità del molteplice e la molteplicità del uno. Ne abbiamo una testimonianza inconfutabile nell'Ippia Maggiore, dove Socrates confessa che nella ricerca di ciò che è comune a ogni singolo, oggetto della ricerca in tal caso è il bello, è rimasto sempre sconcertato dal fatto che c'è anche qualcosa di comune che non spetta ai singoli che lo compongono. Così ognuno di noi sarebbe uno e non due, ma presi insieme non siamo uno ma due. Questo non è niente di eccezionale, ma vale per l'intero ampio regno dei numeri, ed è qualcosa che non si può semplicemente accantonare, come vorrebbe Ippia. Si tratta di uno scherzo oppure di un richiamo alla differenza tra enumerare e indicare o definire l'essenza,
L'argomentazione serve a questo scopo. La definizione posta in discussione del bello come piacevole per l'occhio e per l'orecchio, in tal forma è difettosa, come dice Aristotele nella Topica. In referenza a questo dialogo. Ma idea e numero sono proprio così totalmente diversi? Nel Fedone veramente la cosa sembra stare altrimenti. Il problema in discussione è la cosa di ogni divenire e perire. E proprio per evitare il divenire del due e del due, per evitare il divenire del due e i paradossi che ne conseguono, Socrates introduce una prima ipotesi del Eidos, un essere ideale, e questo in rapporto al due. Ci saranno dei motivi per non ammettere idee dei numeri, che vengono tutti prodotti sempre secondo una regola comune. Ma, tuttavia, nei numeri viene per la prima volta mostrato l'oltrepassamento di ciò che è soggetto al divenire e al perire.
neosensismo, che è ricavato del principio relativistico di Protagora, e poi una contraddizione ampia e brillante della definizione del sapere, ossia della conoscenza, come nel Cantusieno, una terza singolare viene mandata a picco anche la determinazione aggiuntiva con logos, e cioè con la giusta spiegazione. Il dialogo è estremamente ben costruito e è giustamente celebre nei suoi excursus, nei suoi paragoni, nelle sue allusioni, eccetera. Non c'è dubbio che il Tetetto va letto come una sorta di negativa rispetto allo sviluppo dialettico positivo dei due dialoghi successivi, il sofista e il politico. Che la conoscenza del sapere che discusse qui discussa rimanga ancora nell'atrio della dialettica platonico è evidente. Tuttavia, oggi non c'è più dubbio che questo dialogo non è un dialogo condotto mediante definizioni negative nello stile ben noto dei primi dialoghi platonici, ma si colloca nella fascia centrale dell'opera platonica e all'ingresso della dialettica esoterica degli ultimi dialoghi. Lo si potrebbe dimostrare anche mediante considerazioni morfologiche e storico-dottrinali, e fa oggi meraviglia che non solo Schleiermacher o Hegel, ma anche uno studioso del livello di Paul Nartorp, il mio proprio professore durante come studente, anche un studioso di questo livello al suo tempo sia rimasto vittima di somiglianze superficiali con i dialoghi della giovinezza e si è rimasto ostinatamente attaccato a una datazione anteriore del Teteto. Il fatto che siano matematici ad essere interpellati e interrogati da Socrate circa l'essenza del sapere non c'è minimamente da stupirsi. La matematica è ovviamente il modello e l'insieme di ogni scienza anche per i greci. Ma, stranamente, sinora non ci si è posti la domanda perché a questi matematici Platone abbia fatto sostenere proprio questi tentativi di definizione. Non è strano che proprio a un giovane matematico tocchi definire la conoscenza come percezione sensibile? E che i matematici di questo dialogo siano legati da amicizia con il sofista Protagora e mostrino di avere molta familiarità con la sua dottrina? Si ha così l'impressione che siano essi stessi a sostenere una posizione sensistica e relativistica. Si può capire come una tale posizione sia conciliabile con la matematica? Ma non basta. Si sa per di più che Protagora, come attesta una tradizione ben garantita, avrebbe composto degli scritti polemici contro i matematici. Come va d'accordo tutto questo? Questi sono problemi che oggi ci sembrano straordinariamente pressanti. Abbiamo imparato che i dialoghi platonici sinora sono stati letti troppo come scritti dottrinali, che si è considerato il loro carattere mimetico e drammatico come una semplice aggiunta decorativa. Frattanto, abbiamo invece cominciato ad operare l'armonia dorica di logos ed ergon come una chiave essenziale
per comprendere lo sviluppo del dialogo nell'opera platonica. E quindi anche per vedere in nuova luce il nucleo di problemi centrali del pensiero platonico. La dialettica socratica è arte di condurre in dialogo ed è molto più un vero dialogo di quanto più sembrare a prima vista. Certo, gli interlocutori di Socrate in generale si assoggettano completamente alla sua guida e si limitano ad assentire o a contraddire. Ma la scelta degli interlocutori del dialogo socratico non è certo del tutto arbitrario, come può apparire in prima vista. E ciò che viene trattato nello sviluppo delle argomentazioni, il modo in cui ciò accade, ciò che vi è di coerente e di incoerente, tutto questo rientra in un accadere in cui sono altrettanto partecipi gli interlocutori quanto colui che conduce il dialogo e quanto ancora il lettore. È quindi del tutto motivato a domandarsi che cosa significa che qui un giovane matematico, il suo genio poco prima è stato esplicitamente celebrato, definisca il sapere come percezione sensibile. Si può veramente pensare che Teteto faccia propria la dottrina relativistica del sensismo, pur essendo un matematico? Ora, studi recenti, avviati anzitutto da Hermann Langerbeck, hanno sollevato il dubbio se sia sicuro anche solo per quanto riguarda Protagora che abbia effettivamente sostenuto una dottrina sensistica della conoscenza. L'immagine che ne dà il dialogo Protagora di Platone sembra orientarsi in una direzione completamente diversa. In esso Protagora appare come maestro dell'eloquenza politica, un vero portento agli occhi della gioventù attica che dalla sua dottrina e dal suo insegnamento si riprometteva il meglio per il proprio avvenire politico. Tendenze enciclopediche, quali sono state attribuite a qualche altro sofista, per Protagora sono oggetto soltanto di disprezzo. Ed analogamente, già da quel testo appare molto dubbio se Protagora rientri veramente nel novero di quelli che hanno elaborato delle teorie filosofiche. Se guardiamo ora all'immagine di Protagora che viene dipinta nel Teteto, appare anzitutto completamente incerto se la tesi sensistica abbia qualcosa a che fare con il celebre principio di Protagora. Questo principio, l'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono, di quelle che non sono in quanto non sono. E Socrate, chi da questo principio ricava una teoria del movimento molto bella e profonda, secondo la quale tutto quello che chiamiamo conoscere è semplicemente una reazione o un incontro speciale nel gioco generale dei moventi e degli incontri. Socrate sviluppa questa dottrina, articolata in modo molto raffinato, sotto l'egida di Eraclito, e riduce all'unità, come Eraclitea, l'intera tradizione greca della poesia e della filosofia più antica, da Omero a Protagora. È talmente palese che si tratta di una costruzione platonica, che non desta meraviglia se Protagora, nell'ulteriore sviluppo del dialogo, viene messo al riparo da tutte le obiezioni avanzate contro una dottrina così costruita.
questa fisica e gnosiologica universale sembra legata solo da un unico essile filo all'atteggiamento e l'interesse effettivo di Protagora. Nello sviluppo del dialogo, cioè, Protagora mostra di essere un antidogmatico all'estremo e che la sua dottrina politica, nella misura di cui la si voglia chiamare così, è un radicale positivismo giuridico. Diritto è quello che è stato innalzato a legge mediante una decisione della comunità. Di conseguenza, Protagora vede la sua propria professione come oratore e maestro di eloquenza come destinata ad influenzare un tal tipo di decisioni mediante i discorsi. Naturalmente è possibile che una tale posizione, che rifiuta ogni diritto naturale e si limita ad utilizzare il diritto vigente, venga elaborata in una dottrina filosofica generale. Allora il campo giuridico politico può apparire come il caso particolare di un convenzionalismo e relativismo universale. Ma non era di tutto la cosa di Protagora come è descritto in questo dialogo a elaborare una tale dottrina. E non è almeno dubbio se il Socrate il Socrate autentico si era confrontato mai con una dottrina di tal genere. Abbiamo motivi di ammettere che è stato Platone a scoprire e mettere in luce per primo le implicanze relativistiche del pragmatismo tecnico e politico della più vecchia generazione di sofisti. Ma anche se accantoniamo del tutto questo problema, continua a rimanere aperta la questione da cui siamo partiti. Che senso può avere il fatto che un matematico definisce il sapere come percezione sensibile? A questa domanda c'è una risposta semplice, ma che non è ancora mai stato presa veramente sul serio, e cioè che la parola greca aesthesis non significhi affatto percezione sensibile. L'opposizione tra sensibile e spirituale, tra sensibile e intelligibile, è soltanto un risultato della filosofia platonica. L'equivalente greco di spirito e di intelletto, e cioè la parola nous, non indica altro che l'immediatezza della percezione più precisa di qualcosa, come ha dimostrato von Fritz in un bel saggio. Così pure aesthesis indica l'immediatezza del scorgere qualcosa, o, come diremo noi, la schietta evidenza. E se ne può trovare conforma nel vocabolario anche di Aristotele. In tal modo la risposta del matematico prende improvvisamente senso, anche se non ci si libera del tutto dalla meraviglia che questi famosi matematici avessero familiarità e amicizia con un oratore sofista come Protagora, almeno si capisce assai bene che si fossero allontanati del suo mestiere, della pura argomentazione dialettica, e si fossero rivolti a una cosa così solida come la matematica. In matematica c'è effettivamente conoscenza. Di fronte all'uso sconcertante dell'argomentazione formalistica che i maestri della nuova moda dell'eloquenza e della tecnica della discussione
della discussione avevano diffuso, potrebbero esserci buoni motivi per dire che il sapere è qualcos'altro, e cioè è schietta evidenza. È soltanto Socrate, con la sua ben nota maniera di discutere, a mettere a nudo quando di concettualmente insufficiente vi è in questa risposta mediante argomentazioni dubbie, e collegarvi un sensismo estremo. Questo procedimento è tipico della sua elexis, spesso dell'aspetto sofistico, e fondata sul principio per cui chi non è in grado di rimanere fermo, imperturbato a quello che pretende di sapere, non sa. In verità, nell'intero sviluppo del dialogo si tratta sempre di due tesi che vengono poste in discussione separate, l'una indipendente dell'altra e l'una dopo l'altra. La definizione del sapere come aesthesis viene indicata come tesi di Teeteto e la tesi dell'uomo misura come tesi di Protagora. Non c'è dunque alcuna necessità di considerare i matematici addirittura come seguaci della tesi di Protagora, che, come si è detto, è sceso esplicitamente in campo contro i matematici. Anche l'immagine di Protagora dell'omonimo dialogo platonico vi corrisponde. Protagora guarda come stegno a tutti quelli che si occupano di matematica e si vanta di non promuovere altre che la virtù politica, nominata con una espressione di moda, la oibulia. Rimane però un problema effettivo a cui rispondere. Come mai nel nostro dialogo Teodoro in generale viene presentato come un vecchio amico di Protagora? E come mai tanto Teodoro quanto il suo discepolo Teeteto abbiamo tanta familiarità con il libro di Protagora sulla verità? Teeteto dice di averlo letto spesso. La questione è su quale terreno questi matematici potessero in generale convenire con il principio di Protagora. A questo proposito posso avanzare soltanto un'ipotesi. Non potrebbe forse per i matematici aver senso dire che l'uomo è la misura di ciò che è, se si considera che i numeri e le figure della matematica si realizzano in generale soltanto attraverso una nostra costruzione? Per l'esperto di matematica ha senz'altro pienamente senso dire che per lui il triangolo disegnato nella sabbia non sono la stessa cosa che per il profano. Per lui sono effettivamente triangoli matematici e così via. Prima che Platone avesse scoperto le implicazioni ontologiche della matematica, era certo possibile che il modo in cui il matematico concepiva il procedimento matematico coincidesse per un certo tratto con il modo di concepire il procedimento retorico quale Protagora l'aveva formulato. Per il matematico qualcosa vale come triangolo perché egli considera così la figura tracciata nella sabbia. E similmente, per il politico, qualcosa vale come diritto per chi così è stato deciso nella polis. D'altra parte, si capisce benissimo che Teodoro, alla fine, si sia allontanato dei discorsi di Protagora. Tanto Teodoro quanto Teeteto si occupano effettivamente di matematica.
solo non sono in grado di dire propriamente quello fanno quando si occupano di matematica. Questo è lo sviluppo dialogico che si annoda nel Tieteto. Teodoro e Tieteto non sanno con chiarezza che cosa siano propriamente gli oggetti della loro scienza. È chiaro però che tali oggetti non sono semplicemente le figure o le quantità che si incontrano con i sensi. Soltanto la svolta platonica del pensiero, la fuga nei logoi del Fedone, ha chiarito il carattere puramente noetico della matematica. Questa risulta molto bene del Fedone, come dalla Repubblica, ed è su questa svolta che si basa esplicitamente l'elaborazione della dottrina pitagorica degli opposti che troviamo nel Filebo. Soltanto in base a questa distinzione ontologica tra ciò che pertiene alla noesis e ciò che pertiene all'aestesis, diventa possibile distinguere concettualmente le autentiche dimostrazioni matematiche delle dimostrazioni apparenti e pseudomatematiche, come ha mostrato nel mio saggio sulla settima lettera. Scopo delle mie presenti riflessioni è spiegare come mai la verità di Protagora in generale, anche se in modo del tutto vago, potesse venire incontro all'autocomprensione dell'esperto di matematica. Concorda con queste considerazioni il fatto che effettivamente a Protagora vengono attribuiti soltanto il principio dell'uomo in misura e la sua prima definizione. Non dice all'incirca questo che, come sempre a me via via una cosa appare, così per me, così è per me, e come a te appare, è per te. Ma uomini siamo tanto tu che io. Ed è evidente che non è più Protagora a parlare, ma si tratta di un'illustrazione aggiunta da Socrate quando usa l'esempio del vento e dice: io ho freddo, tu forse no. A me sembra freddo, a un altro forse no. Dobbiamo veramente ammettere che Protagora intendesse così? Certo, avrà detto che siamo uomini, tanto tu che io, ma questa aggiunta appena costituiva la banale constatazione che ciascuno di noi è uomo e quindi ciascuno di noi ha la misura, è la misura delle cose. Qui si tratta piuttosto, credo, di un'allusione a ciò che distingue l'uomo come uomo, e cioè a quella distinzione che nel grandioso mito di Protagora, nel dialogo Protagora, viene esposto in modo mitico. L'uomo, per la sua sopravvivenza, ha bisogno e ha ricevuto la dote di Dike e di Aidos, che è stata distribuita a tutti. E questo implica che l'uomo è capace ed ha bisogno di stabilire delle convenzioni e di mantenerle senza alcun altro fondamento di validità se non la decisione della comunità, che devono valere per tutti. Su questo il rettore Protagora fonda la sua professione. È ovvio qui l'interpretazione particolarizzante del principio dell'uomo misura non è adeguata all'oratore politico. Anche nel Cratilo si allude al principio di Protagora unicamente in tal senso, e cioè in quanto deve fondare la validità delle convenzioni e in particolare dell'accordo che riposa sul linguaggio.
In tutte queste applicazioni, anche nel ben noto interesse di Protagora per Otto Eppia, si tratta quindi di costituire delle convenzioni in norme di cui importa l'adempimento. Ed è sempre soltanto Socrate che per la prima volta con il suo modo di condurre il dialogo porta all'assurdo questo relativismo collettivo mediante applicazioni particolarizzanti. Confesso che queste sono vaghe prospettive su quello che forse era il Protagora storico, ma fortunatamente la linea dello sviluppo filosofico del Teteto non dipende da queste prospettive. È sufficiente che noi accettiamo in pieno l'immagine del grande sofista tracciata in questo dialogo, e precisamente proprio quella prospettiva di un deciso pragmatismo e positivismo giuridico a cui Socrate riduce esplicitamente la vera opinione di Protagora. È evidente che le conseguenze ontologiche derivate da Socrate non hanno nulla a che fare con lui. Questo Platone lo chiarisce del tutto attraverso l'andamento del dialogo, in quanto Protagora deve continuamente venire difeso da imputazioni ingiuste, finché da ultimo rimane soltanto il suo pragmatismo politico che lo porta a contestare all'esperto la sua pretesa di essere tale e il suo sapere. Se ci poniamo da questo punto di vista, si capisce perché la confutazione della tesi di Protagora si concentri interamente sulla giustificazione e la legittimazione del vero esperto e del suo sapere. Può darsi che di fronte a un mondo di convenzioni mancante di evidenza, l'oratore, con la sua forza di convinzione, sia l'unico vero esperto, in quanto porta a stabilire nuove convenzioni, a prendere nuove decisioni. Ma questo non è il sapere. La matematica, come scienza, riposa sulla cognizione effettiva che si trova in sé, come in ricordo sommerso che mi viene, anamnesis theory. Nella matematica, inoltre, è chiaro che si tratta di cognizioni che tutti possono acquisire, e che questo ricordo che viene a qualcuno può venire a ogni altro ugualmente, in base a una vita precedente propria della anima di tutti, in questa forma mitica di parlare. In questo caso, quindi, l'esperto ha effettivamente un sapere, e si distingue proprio per questo da chi rimane prigioniero della vita quotidiana e delle convinzioni che vi dominano. Questa è la base dell'autocomprensione del matematico. Teodoro conosce anche troppo bene, come si dice nel dialogo, Teodoro conosce anche troppo bene la resistenza dei profani alla matematica. Profani che non possono staccarsi dalla loro esperienza quotidiana e della semplice apparenza. Il matematico deve esigere che gli si riconosca che in virtù della sua scienza egli sa, è vero, e tutti gli altri sono in errore. È significativo che il vecchio Teodoro non mostra tanto interesse per la questione socratica su che cosa sia il sapere, ed avvenga nella discussione solo quando il principio di Protagora mette in questione il diritto dell'esperto come colui che sa. Così Teodoro partecipa alla discussione solo fino a quando è giustificata e assicurata la distinzione tra il sapiente e il profano.
l'interlocutore ha veramente capito quello che significano le parole l'anima puramente per sé? Questo infatti non indica semplicemente una sorta di sesto senso a cui certamente spetta il pensare e il calcolare, con il cui aiuto procura il sapere dell'anima. Il sapere rimarrebbe allora opinione del vero o aspetto del vero, vera opinione, nel senso che il vero essere di cui si ha sapere sarebbe presente per l'anima come i colori e i suoni per gli sensi. Fortunatamente per il nostro scopo non è necessario un'analisi minuziosa della discussione circa questa nuova definizione che il sapere è opinione vera, che non tutti i fili per giusto verso risulta evidente dal problema dell'errore di che cosa si tratta, che cosa è un'opinione falsa, che pure è opinione, di che cosa si ha opinione, di una falsa colomba nella colombaia della verità, di una colomba del falso. L'errore sarebbe allora una sorta di scambio. Ora si può certo spiegare l'errore con lo scambio di qualcosa di visto con qualcosa di opinato, ma come può avvenire ciò nell'errore di calcolo? In tal caso lo scambio dovrebbe avvenire unicamente tra l'opinato e l'opinato. Ci dovrebbe essere un non opinato? E esattamente a questo ricorre Teeteto quando, in un luogo speciale, propone an epistemosynai. Una mirabile battuta che rende chiaro il problema, che sapere non consista nell'affermare il giusto, ma piuttosto nel distinguere il giusto del falso, deve già balenare alla mente del lettore del dialogo. Ma soltanto per il lettore del sofista se ne avrà consapevolezza in tutta la sua coerenza e con tutte le sue conseguenze. Teeteto tuttavia continua a voler tenere lontano il falso semplicemente come qualcosa di assente, e cioè a pensare ancora il sapere come opinione vera, ossia come opinione del vero, e escludene la mescolanza con il falso, in quanto aggiunge il logos come ulteriore spiegazione, revisione, controllo, caratterizzazione aggiuntiva per il suo tentativo di definizione. Comincia così la terza ed ultima parte del dialogo. L'argomento è di nuovo del tutto enigmatico e affascinante, ma noi ci limitiamo a rifarci a una prospettiva molto studiata per porre di nuovo la domanda perché sia proprio un matematico a rammentarsi vagamente come di un sogno della teoria che ora Socrate espone. Il nucleo centrale della teoria è che gli elementi di un complesso come tali sono inspiegabili e possono soltanto venire accertati e propriamente solo nominati. Invece sarebbe possibile una spiegazione, un logos, solo di un complesso e quindi della sillaba e non delle singole lettere. Pertanto si potrebbe avere sapere soltanto della sillaba.
Non importa qui identificare questa teoria. È un problema storico. Come sempre accade in Platone, una tale teoria è più o meno una sua costruzione propria che ha fabbricato per profilare le sue posizioni. In questa teoria colpisce subito il fatto che il logos viene inteso come una sillaba. È difficile non avvertirne l'intento. Ciò che ha senso, e per logos, discorso, pensiero, intendiamo ciò che ha senso. Ciò che ha senso viene rappresentato per qualcosa che in verità non ha mai un senso. Le sillabe non hanno ancora alcun significato, ma hanno significato soltanto le parole e il loro nesso nel discorso. Come deve essere inteso il logos? O meglio, quanto poco deve essere inteso il logos quando viene rappresentato dalla sillaba? E viceversa, come stanno le cose nel caso delle lettere, degli elementi? Non sono anche essi, in ultima analisi, sillabe complessi, e cioè composizioni? La singola lettera, infatti, non deve essere definibile, eppure Teeteto dà del tutto inconsapevolmente un'eccellente definizione del sigma come di una consonante speciale. Il lettore lo deve notare e gli deve balenare l'idea che l'intero paradigma di lettere e sillabe, fin dall'inizio, si riferisce a una sfera del tutto diversa da quella a cui si riferisce una teoria atomistica degli elementi ultimi che è allusa a chi. Il lettore deve anche domandarsi dove si collochi veramente il numero. Se nell'enumerazione di particelle oppure nella articolazione di un sistema di suoni o di lettere. E Filippo dà a questa domanda una risposta del tutto chiara, che è anche vera. Le lettere e i suoni che costituiscono la scrittura e il linguaggio non sono semplicemente la massa indeterminata di ciò che è scarabocchiato o di ciò che risuona e che può essere riunito poi in misura maggiore o minore in figure determinate. Ma lettere e suoni sono quello che sono per la loro salda determinatezza. Ciascuna è una delle 24 lettere o suoni del linguaggio. Soltanto quando ciò che viene scarabocchiato o che risuona viene decifrato in rapporto a un segno precedentemente determinato, è una lettera o un suono linguistico ed ha a che fare con un eidos paragonabile all'ammontare di una quantità numerica. Il lettore del Filebo lo sa bene. Teeteto non si accorge di quanto vi è di siante nel paragone con le lettere. E come stanno le cose nel caso della sillaba? È chiaro che anche la sillaba è un'unità, una nuova unità. Lo è come l'ammontare. È chiaro che anche l'ammontare è una nuova unità, un'unità di unità.
il numero come somma. E questo il segno che alleggia di fronte al matematico Teeteto il sogno di intendere il sapere a partire del miracolo, del miracolo dei numeri, del numerare e del contare. Che cosa è? L'ammontare. È qualcosa di nuovo e di diverso rispetto agli elementi che lo determinano? E in che senso? In effetti, come notava all'inizio, è già stato definito da Socrate nell'Ippia Maggiore come un vero enigma il fatto che ogni ammontare certo è come una composizione di unità di cui la qualità comune, eppure questa qualità comune non spetta a nessuno di questa unità, e quindi qualcosa di diverso dalla specie comune, per esempio del cavallo, dove la cavallinità spetta a tutti i singoli cavalli. Ma sapere non significa dunque sapere l'ammontare? Che cosa è dunque l'ammontare? Da un lato sembra essere soltanto l'insieme dei suoi elementi, la loro pura somma, ma d'altra parte deve pure essere qualcosa di diverso da ciascuno dei suoi elementi. Non ha, per così dire, anche la sua propria figura, un suo proprio eidos. E, è vero che la logistica, la matematica, la teoria dei numeri nella Grecia era una morfologia dei numeri. Si vede subito che qui ci sono due campi essenzialmente distinti che Teeteto non sa separare. Se l'intero non è altro che l'insieme delle parti, la loro semplice somma, allora il senso di parte diventa anche oscuro. È detto espressamente a proposito dell'intero, almeno nei numeri, l'intero è soltanto la somma. Evidentemente Teeteto non si accorge che qui parla di oggetti eidetici, di pura unità, e di ammontare di pura unità, e non di cose reali. Così si lascia trascinare senz'altro in casi di numeri concreti, di superfici, di campi, di distanze, di truppe, come se in tal caso l'indicare il numero fosse un sapere di ciò che è un campo, una distanza o una truppa. La trattazione quantificante di rapporti di fatto astrae precisamente dall'intero problema di che cosa sia propriamente ciò che viene quantificato. Ma nell'esempio della sillaba e della lettera le cose stanno in modo del tutto diverso. Qui non si tratta di una somma di unità indifferenti, ma di un tutto di parti diverse. Su questo si fonda interamente l'arte delle scrivere e del parlare. Non basta conoscere soltanto le singole lettere o nel far musica i singoli toni, ma si deve anche sapere come si scrivono le parole e come dai toni viene una melodia, il che non è semplice enumerazione e formazione di una somma. L'intera questione del sapere si trova palesemente al di là della distinzione tra lettera e sillaba. Si deve sapere tanto la lettera che la sillaba, certo, ma il sapere necessario per scrivere in modo corretto non è semplicemente conoscere ciò che è dato o enumerarlo. E allora viene facilmente una nuova idea di integrare la definizione dicendo che il sapere sarebbe opinione vera con ragione, metà logu. Il semplice enunciare, certo, il saputo enunciare il saputo naturalmente
non aggiunge nulla al sapere. Ma anche l'enumerazione degli elementi non è un sapere effettivo, come mostra precisamente l'esempio dell'ortografia. Il semplice conoscere le lettere non è ancora affatto un sapere. Il dialogo, in conclusione, termina con un'elegante tautologia. Il sapere sarebbe la giusta opinione con l'indicazione dell'elemento distintivo. Soltanto indicando l'elemento distintivo, per così dire, marcandola con un segno, una cosa viene colta in modo da essere qualcosa di determinato, inequivocabilmente, e in modo tale non poter essere scambiata con altro, con ciò che non è opinato, con ciò che è comune. Così la caratteristica generale del naso camuso non serve a definire inequivocabilmente Tieteto. Anche Socrate, come è noto, aveva un naso di quel tipo. Ne conseguirebbe in ultima analisi che si dovrebbe tenere a mente tutto ciò di cui si è costituito, per così dire la totalità degli elementi caratteristiche, si volesse avere la vera opinione di te. Questa sarebbe la vera attuazione della proposta di aggiungere i caratteri distintivi alla giusta opinione. Ma questo richiede, a sua volta, la giusta opinione di tutti i caratteri, e proprio questo conduce alla tautologia. La giusta opinione di tutti i caratteri sarebbe la giusta opinione della cosa, e così il sapere non sarebbe altro che la giusta opinione con l'aggiunto del sapere, cioè dei caratteri distintivi. Il sapere sarebbe definito dal sapere e si avrebbe così una classica definizione circolare, espressione come ogni circolo di questo tipo del fatto che uno che sa non sa quello che sa, e perciò, senza accorgersene, presuppone il definendo. Ma definire il sapere come conoscenza della distinzione, e quindi di tutti i caratteri distintivi, implica ancora qualcosa altro, e cioè il completo misconoscimento di quello che è un carattere distintivo. Come se un carattere distintivo lo fosse nel senso di essere un elemento costitutivo della cosa, per cui l'insieme di tutti i caratteri distintivi rappresenterebbe l'intera consistenza? Se fosse così, la definizione non sarebbe altro che la somma di tutte le parti, e cioè sarebbe l'ammontare o l'enumerazione. Il matematico non può saltare oltre la sua ombra, e così tutto ricade su quest'unico punto. Si ha un presagio di come il positivo dovrebbe configurarsi rispetto a questo negativo del sapere. Vera opinione con logos, questa è una definizione interamente socratico-platonica del sapere. Ma per la vera opinione il logos non dovrebbe essere qualcosa che vi si aggiunge, proskignomenon in greco. La conoscenza non è prima conoscere e poi anche distinguere. Conoscere è distinguere. Inoltre, il distinguere non è mai soltanto conoscere un solo termine. È necessariamente anche conoscere gli altri termini,
che il primo termine non è. L'essere è anche non essere. Il sapere che sa quello che è dunque dialettica. Ecco la dottrina del sofista. Si vede come la costituzione del numero, la montare, nella sua enigmaticità affascina e al tempo stesso confonde il pensiero del giovane matematico. Tito non si accorge affatto che al problema circa il che cosa, egli in verità risponde con la risposta che concerne invece il problema del quanto. La vera dialettica percorrerà la via opposta. La dialettica conoscerà il quanto nel che cosa, l'unità nella sua varietà eidetica. Con questa cognizione alla dottrina dell'essere, del non essere e dell'alterità del sofista accede la dottrina del uno, dei molti e del numero del filibo, l'universalità del ammontare. Soltanto allora è sapere, se non è sapere della somma, ma come sapere del Eidos e del Genos. Come sapere del Eidos e del Genos coglie l'unità nella molteplicità. Solo ciò che distingue ed è comune al tempo stesso costituisce il sapere come sapere. Ma non si può dire questo senza pensare al tempo stesso alla ripresa della dialettica da parte dell'idealismo tedesco, in particolare a Kant, che riconosce l'inevitabilità della dialettica nella ragione, e soprattutto a Hegel, che la riintroduce positivamente come la forma della dimostrazione filosofica. Di certo, è da un motivo della Repubblica platonica che Hegel prende lo spunto per criticare come estrinseco il metodo dimostrativo della matematica e per posporre allo sviluppo immanente del concetto nella filosofia speculativa. Per questo Hegel è stato il primo a conoscere, a riconoscere il risultato speculativo della dialettica platonica nel sofista, nel Parmenide e nel Filebo, ma non ha visto che il Teteto ne costituiva il negativo. Il Teteto gli è servito soltanto come fonte per cogliere la svolta sofistica che portava a proclamare l'uomo misura di tutte le cose. Perciò lo ha definito un principio grandioso che si prolunga fino alla filosofia più recente, in quanto l'uomo sia inteso in senso universale come ragione. Tuttavia, Hegel si è lasciato avviare dall'interpretazione socratica di quel principio che lo restringeva all'uomo singolo, come abbiamo mostrato, e indirettamente anche della confutazione di quel principio stesso che Platone condensò nella formula Dio e non l'uomo è la misura di tutte le cose. Così Hegel non ha riconosciuto nell'esempio di questi matematici il punto di vista della riflessione esterna di cui tanto il pensiero platonico quanto quello hegeliano si ponevano come superamento. Si può dunque dire, e questa è la mia conclusione, si può dunque dire che la concezione platonica della dialettica del uno e dei molti, che si rifletta su quella di numero e di idea,
si trova ancora al di qua dello sviluppo della soggettività, proprio come Hegel, con la sua critica dell'idealismo formale e soggettivo, ne ha indirizzato il superamento. Questo mi pare la grande sorpresa che il pensiero greco ci riservava. La sua posizione apparentemente ingenua al di qua della soggettività si congiunge in una nuova attualità con la critica hegeliana che ha portato al di là dell'idealismo soggettivo. Grazie.